Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati a un altro episodio di Enter the Gungeon. Oggi cosa facciamo di bello? Andiamo a prenderci il Big Boy, una citazione di Fallout, mi sa. Patriot? Prendiamo Patriot. È quel Patriot allora. Ottimo, quindi vediamo pure di andare avanti, perché con 5 dubito che prenderemo altro. Avrei dovuto anche risparmiare per il discorso dell'ascensore, ma iniziamo la nostra run con la cacciatrice. Vediamo se riusciamo a beccare il suo passato. Intanto facciamo un attimo un po' di carezzine di buona fortuna e via. Partiamo nella prima stanza, ci mettiamo tantissimo a entrare. Vediamo pure che cosa ci capita qua. Boom! Appena spawnato già ti becchi una cosa in faccia. Qua c'è già la stanza speciale. Ottimo. E arriva altra gente. Arriva un altro di questi fantasmi. Oh, giusto giusto. Ce ne mancava uno per la cosa di Fuchild. Quindi siamo riusciti a fare già la nostra... intanto sbloccare già la stanza speciale con l'acqua. Quindi quella non è... Non ci dobbiamo più preoccupare, ma la cosa che mi interessava, maledetti voi, quanto vi odio, anche se siete carini e cucciolosi, la cosa che volevo fare in questo episodio ce l'abbiamo già, il fatto che abbiamo finito la sfida e vedremo insomma fin dove riusciamo ad arrivare. Comunque adesso l'obiettivo è cercare di completare questa run, cercare di fare una bella run, continuare ad imparare, a fare di più possibile per arrivare in fondo. Non so neanche se andare nella stanza speciale, devo ricordarmi, ecco, una cosa che mi dimentico spesso. Qua c'è la stanza di cura addirittura, ok? E qua c'è questa, e peccato perché effettivamente finché non ho una maniera per spendere le cose, vediamo se magari nel negozio c'è, ma non credo spawni così presto quello che assorbe il sangue per darvi soldi, ma se c'è possiamo sfruttarlo. Vediamo, qua c'è la prima cassa e qua non possono esserci stanze segrete. Però dicevo, l'obiettivo oggi è cercare di arrivare più in fondo possibile. Non so se andremo nei piani segreti o meno, dipende da come facciamo. E una cosa, un errore che sto facendo molto grave è quello di dimenticarmi di aprire le casse o comunque di andare a distruggerle quando mi serve, e quindi spreco chiavi e cose del genere. Quindi vedrò di non farlo più questa cosa. Teniamoci un po' di munizioni per la nostra cosa. Andiamo anche a prendere... pensavo facesse quella in mezzo, ma no. E questa corrisponde a quella, quindi no. Qua abbiamo già finito, pensavo ci mettessimo di più. Dicevo, teniamo un po' di colpi per la balestra, perché ci serviranno per il boss. Mi sa che non faremo altri... non prenderemo altri oggetti per adesso, per cercare di conservare. Però abbiamo questa. Che è ok, ciao. Cominciamo con un mimic che non ho neanche visto. E ci prendiamo la cartucciera, che ci fa portare più munizioni in generale. Qua abbiamo una chiave. Abbiamo la fionda, che io adoro. È un oggetto fortissimo secondo me, perché ci aiuta contro i boss. Quindi la fionda la compriamo se riesco a trovare altri 3 monete. Non dovrebbe essere così difficile. Vediamo un attimo prima di andare da questa parte. Con calma ce la facciamo. Qua, là ci sono le monete che mi servono. Perfetto. Devo anche andare... mi sto dimenticando un sacco di cose. Vabbè, quando finiamo la run devo ricordarmi un paio di cose da fare nella base, diciamo. Perché effettivamente vanno fatte. Devo andare a parlare ancora col tipo dell'ascensore, che dovrebbe farmi sbloccare qualcosa. E grazie ancora per tutti i commenti che mi state lasciando, che sono utilissimi e fanno sempre comodo avere qualche informazione in più su questo gioco. Questa la apriamo. Urca! Allora questa è una run grande, perché abbiamo anche il clone. Il clone è un grande oggetto, come abbiamo visto in precedenza, quindi questa sembrerebbe una run molto molto buona. Quindi andiamo giù e ci compriamo la fionda. Non andremo nel piano segreto a sto punto. Ci teniamo la fionda. Vediamo giusto che la stanza segreta non sia qua. Ok, me lo conferma, diciamo, questa serie di colpi. Proviamo a vedere che non sia qua sopra. No, qua dietro. Non è qua dietro. Andiamo a affrontare il boss allora. Allora, sono i due fratelli, quindi mettiamoci la fionda.
dovrebbe essere abbastanza facile contro i fratelli. No, voglio questo. Dove sei? Ah, beccato con pochi colpi. Alla fine ne ho usati neanche 20. E ci siamo presi un sacco di soldi, tra l'altro. Ok, andiamo avanti con questo, questo e questo addirittura. Ottimo. Un bel oggetto che possiamo utilizzare. Non posso tornare indietro perché mi torna indietro alla base. Quindi niente, andiamo semplicemente avanti. Però prima c'è questa. Questa volta non me la sono dimenticata. Quindi distruggiamola pure e ci prendiamo questo, che è la roba che eventualmente possiamo dare al tipo lì. Non c'è altro da fare. Devo fare il check alla fine del piano per vedere se ho fatto tutto. In questo caso l'ho fatto. Avrei potuto cercare la stanza segreta, ma ho deciso di non farlo in questo caso. Teniamoci il forcone come arma primaria. È molto veloce. E tra l'altro non gli serve neanche a ricaricare. Quindi in realtà è molto buona da quel punto di vista. Ah, qua ho sbagliato io il tempismo. Au. Ace, dai un'occhiata meglio. E qua ricarichiamo la fionda? No, ricarichiamo direttamente questo. Poi posso fare direttamente così e lasciarli morire col tempo. Tra l'altro abbiamo anche un discreto knockback, quindi in realtà abbiamo anche possibilità di spostarli molto velocemente e farli cadere nei buchi. Con 91 tra l'altro possiamo darle via se dovesse servire. Ottimo. Un'altra gemma di vetro, l'altra si è già distrutta. Facile facile, andiamo pure giù ancora. Vediamo di trovare qualche altra sinergia magari, perché mi sa che c'è qualcosa di interessante. Sto usando un po' tanti colpi, però divertiamoci così. Di là c'è la stanza del negozio e... ciao! Qua abbiamo bisogno della fionda. Ottimo, non ci sono voluti tanti colpi. E in cambio ci vengono date un sacco di bella energia. E basta? E basta, pensavo di più. Però va bene lo stesso, andiamo pure avanti. Qua era un boss a tradimento, tra l'altro. Non era annunciato, se non sbaglio, dalla mappa. O forse non l'ho visto io. Di qua dovrebbe esserci quasi l'entrata del negozio. Questo è immune all'attacco. E anche questo non gli faccio niente praticamente, quindi fare direttamente così. Magari ci mettiamo questa e questa e ci teniamo sempre l'altra. Adesso potrei dare questi soldi. Tra l'altro non vedi niente tu. E allora sì che ti do i soldi per questo, per la chiave roditrice che costa 623. Teniamoci ancora un attimo i soldi, poi vediamo più avanti di darli via. Tra l'altro potrei anche spenderli per comprare delle munizioni, perché non ne ho proprio tantissime, o meglio ne sto usando tantissime per evitare di perdere troppa energia. Andiamo di qua. Di qua c'è il boss, perfetto. Andiamo di qua e di qua e di qua. Tra l'altro sto pensando, conviene uccidere il boss prima della fine, in un certo senso? Perché con Isaac lo faccio molto poco, ma so che alcuni lo fanno. Però potrebbe essere il caso di usarlo anche in questo gioco, magari una cosa del genere. Muori. Ottimo, siamo a quasi 200 soldi e qua c'è una cassa che potrei aprire con una chiave, forse anche il caso, perché
cominciamo ad essere un po' a corto di colpi in generale. Questi muoiono per fortuna con un colpo solo, quindi perfetto per noi. Ci prendiamo anche un obliteratore. Questa non è un mimic. Qui non c'è la stanza segreta. E qua c'è... questo è un negozio interessante perché ci sono le ali di cielo, l'obliteratore campo e i proiettili maledetti. Potrei anche pensarci. E qua cosa c'è? C'è la stanza... Ah, ok, giusto, perché non abbiamo fatto la stanza speciale. Allora, vediamo un attimo sulla wiki anche alcuni di questi. Proiettili maledetti, obliteratore campo e ali di cera. Obliteratore campo è l'obliteratore riutilizzabile che prendiamo. E adesso vediamo le altre due. Ok, entrambi mi piacciono perché questo mi permette di volare. Troppo vicino alla G-Arma, tra l'altro, che è troppo vicino al sole, in certo senso, come citazione. Permette di volare mantenendo il controllo pregevo le ali di cera. Quindi abbiamo un oggetto che ci fa volare, che ci sarebbe utilissimo se avessimo dovuto consegnare la televisione. E i proiettili maledetti mi dà un più uno, mi dà più danno fondamentalmente, più sono maledetto. In questo caso la maledizione aumenta i danni e quindi abbiamo questa cosa in più. Quindi faremo una run in cui saremo molto maledetti probabilmente. Allora intanto andiamo, abbiamo finito di cercare qua. Quindi prima andiamo nel negozio. Ah ok, è già arrivata la morte. Porca. È già arrivata la morte che ci insegue. Allora ci prendiamo una chiave. E con questa chiave andiamo ad aprire questa cassa. E dentro c'è... la fotocamera, mentre l'altra cassa era qua sotto, questa, e vediamo di... no, devo usare una pistola. Urca, ho proprio i proiettili belli da vedere anche adesso. Ok, andiamo a combattere il boss, appena riesco a trovarlo, eccolo qua. Con cosa andiamo a combatterlo? Andiamo a combatterlo con questa e con questa, che sono due armi molto forti entrambi, contro il boss soprattutto. Anche perché possiamo volare. No, allora contro lui no. Ah, tra l'altro sei versione maledetta, adesso ho visto. Niente bonus. Abbiamo una maledizione altissima allora. Ah, cacchio, mi becca anche volando. Guardate quanta energia le ho tolto. Vabbè, è una run molto particolare, diciamo. Ok, siamo sopravvissuti comunque. E ci prendiamo tutta sta roba. Ci riprendiamo questo, questo, questo. E avrei dovuto prenderlo per il forcone, ma va bene lo stesso. E ci prendiamo anche il Patriot, divoratrice, che è un'arma potente mitragliatrice per... appartenuto a un eroe dimenticato. Spara abbastanza lentamente, come potete vedere. Ah, prende velocità man mano che sparo. Ok, perfetto. E detto questo, voglio fare altro. Voglio andare un attimo nel negozio. Qui. Perché c'è questo. Te ne ho lasciati un po', quindi ridammeli tutti. Perfetto. E diamo i soldi qua. Ah, è sparito! Ah, questa cosa non l'avevo vista. Quindi lui può sparire perché c'è gente che spara anche se non sono io. Ok, andiamo pure giù allora. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare di questa run che mi sembra un po'... facciamo molto danno, però... perché scala, perché abbiamo più maledizione. Però vediamo fino a che punto riusciamo a tenderla. Abbiamo anche un'altra arma ottima che secondo me è il... spara veramente veloce a un certo punto, quindi ok, teniamoci questo che già dovrebbe bastare come danno. Sì, one shot ancora un po' di nemici. Ups. Siamo lontani da lui e ti passo sotto. Permesso. Ok, è abbastanza complicato capire quanta roba c'è sullo schermo, però spero che sia abbastanza... vi intrattenga abbastanza.
mettono così, che tanto ce l'abbiamo. Più che altro il danno scala, però allo stesso tempo anche i nemici con molta più energia scalano. Quindi è una run un po' particolare questa. Proviamo a tenerci la fotocamera. Teniamoci la fotocamera e la pistola normale, che dovrebbe già bastare secondo me. Fotocamera come primo danno e poi facciamo un po' di questo. Au. Ok, allora ricarichiamoci il forcone. Così adesso sparo le fiamme viola. Fiamme dell'inferno! Anzi, fiamme di megalopoli, come diceva qualcuno tempo fa. Ho la stanza 8 e la stanza X. Tra l'altro volo, quindi posso fregarmi assolutamente del resto. Grazie cane, hai fatto un ottimo lavoro. E intanto noi continuiamo a cercare di allontanarci dalla morte. E vediamo di andare di qua. Anche lui, e vediamo pure di andare verso l'alto adesso. Bello che voliamo, mi piace molto, eh. Non sei ancora morto? Sorridi. È tornato. Ah, ho sbagliato. No, non finirò mai più così. Prendiamo questo. Ok, molto meglio. E fermo là. Eccoci. Andiamo pure avanti. Sono tutti... ho la maledizione a 2000, tipo. Veramente non sto... Urca, pure! No! Questo. Ok. Prendiamo la pistola retrotrasparente. Guardati le spalle, che è quella che mi fa sparare all'indietro anche. Ok. Teniamo il forcone. Teniamo la cosa. Ok. Andiamo avanti con la fotocamera. Bella attesa questa run, davvero. Contro i nemici normali è semplicissimo. C'è il negozio qua. Ci sei ancora nel negozio tu? Sì. Attacco il napalm. Ah, però mi fai sta cosa di nuovo. Quindi scappi perché hai questa cosa. Ips. Tra l'altro potrei riciclare un'arma, ma delle armi che ho mi interessano tutte, quindi andiamo pure avanti, vediamo cosa ci offre il re. Senza ricorrere all'otto schivata, nessun problema. Scommetto. Au. Andiamo a fare la sfida. Sto per morire. Ok. Qua sì che posso usare la lotta schivata. Uff, che tensione. Lasciami in pace. Ok. Torniamo un attimo indietro. Non posso curarmi perché c'era quell'altro maledetto che mi ha beccato. Allora, tieni. No. Sì, ce l'ho fatta. Cos'è mi hai dato? Non lo so.
Energy run mi ha dato. Ok, abbiamo un'altra arma. Ho bisogno di energia, Non ho modo per ricaricare energia, no? No, a meno che... Yeps. No, allora andiamo contro il boss. Dov'è il boss? Non c'è qua, allora andiamo di qua. Arma primaria, energy run, arma secondaria, fotocamera. Fortuna che volo. Andiamo di qua. Apri. Cos'è sta roba? La trave di legno. Oh mio Dio, è una trave di legno. Ok, non so cosa serva. Ok, sono diventato un elicottero. Mi identifico come un elicottero. Andiamo giù. Non so che cosa fare con questo elicottero, però va bene. E... mantieni la calma, Ace. Ok, tu attacchi e io faccio così. Sono ancora vivo e ho usato un obliteratore. Qua posso stare quanto tempo voglio, se voglio. Posso usarla come stanza per ripararmi. Ok, qua c'è il boss. Yeah. Altre stanze... Questo non so neanche come si usi, sinceramente. Anzi, mettiamo un attimo pausa perché voglio vedere un attimo la trave di legno, che figata che è. Oh, mi sono accorto adesso di aver spento il microfono. Cazzarola. Vabbè, spero di ridoppiare la cosa, se no amen. E... vediamo di spaccare tutto perché sta venendo fuori una run molto interessante. Stavo dicendo, vediamo se riusciamo a accumulare abbastanza soldi per prendere... Se riusciamo a recuperare abbastanza soldi per prendere la...
Sto dicendo per prendere la... Per prendere la... non riesco a parlare, scusate. Sono troppo emozionato per la run che sta venendo fuori. Corona con moneta. Ah, perché abbiamo più di 300, forse. Perché abbiamo tasche piene. Dicevo, accumulare abbastanza soldi per il nostro amichetto... Il nostro amichetto, la chiave del topo. Che bello. Ah. Possiamo entrare dentro le stanze a fare l'elicottero. No, stanza stretta però. Vieni qua tu, dove pensi di andare? Ah! Mi ha colpito lo stesso. No, ho bisogno di un'altra arma però. Non la fionda. Questa. Andiamo giù. No. Nanomacchine. Nanomacchine, ancora più roba. Nanomacchine da senatori. Abbiamo due di armatura. Quindi stiamo avendo veramente una run con un sacco di roba. Bam. Non questa, ma abbiamo bisogno di un'altra arma. Purtroppo ho bisogno di comprare un po' di munizioni almeno. Ah! Ho trovato la stanza segreta senza volerlo. Ok, cassetta postale. Teniamoci la cassetta postale come arma primaria. Le lettere... La lettera scarlatta! No, la lettera viola. Perché mi è volato incontro così? Vabbè, deve essere esploso quello dietro di lui, quindi... Ah, beh, giusto, spara un sacco di lettere dietro di me anche. Allora, andiamo nel negozio. Proviamoci. Di cosa ho bisogno? Ho bisogno di ricaricare la fotocamera, quindi proviamoci. Questo. Non le sigarette, ma questo. Ok, gli ho dato tutti i soldi alla cosa e amen. Credo di aver dato tipo 300 monete, una roba del genere, se non di più. Ma almeno in questa maniera ho un po' di colpi vari. Non c'ho spazio. Ok. Sono riuscito a non prendere danno qua dentro. Ancora di più? Ma sì. No, voglio questa. No. Questa. Stavo dicendo ancora più course, dai. Ancora più course. Quindi dovrei fare ancora più danno. Ottimo, proviamo ad andare qua a destra. E dentro c'è il fucile da cecchino. Tu cosa vendi? Uff! No, volevo prendere quello a destra. A sinistra. Che mi dava figosità per ogni cosa. Vabbè. Amen. Non si può avere tutto in una run. Allora, questo e questo. Andiamo pure avanti. Vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare. Attenzione a non prendere danno. Qua. Adesso ci vogliono due colpi per quelli. Conserviamo un po' di munizioni ogni tanto, se possiamo. Andiamocene via, abbiamo di nuovo già 51. C'è da esplorare qua. Mi ero dimenticato che anche gli altri, i loro negozi, vengono chiusi da questa cosa. Ciao di nuovo! Contro di te uso questo. Disintegrato, ragazzi. Ottimo, mi dai anche una ricarica completa che posso usare su quest'arma qua, su quest'arma qua, su quest'arma qua, no, su quest'arma qua, sul forcone. Ottimo.
Teniamoci il forcone e andiamo avanti. Possiamo aspettare che muoia così oppure continuare a legnare roba. Grazie per avermi trovato un bel po' di energia ancora. E qua c'è il boss. Altro da vedere in giro? Non credo di aver... Credo di aver già esplorato tutto, quindi andiamo. Cosa usiamo contro di lui? Questo e questo. Devo ricaricare questo. Ah, mi ha beccato ma non lui. Quindi non so se vale, adesso lo scopriremo. Vale se mi colpisce qualcun altro? Sì, vale anche se mi colpisce qualcun altro. Peccato. Comunque, ricarichiamo l'arma che abbiamo. E ci prendiamo anche il fucile. Il fucile che trasforma le cose. L'esarma, per la precisione si chiama. Il fucile che trasforma le cose, come l'ho chiamato. Vabbè, ce ne torniamo giù. Quindi in realtà sta venendo una run molto interessante. Sarà bello vedere come... Se arriveremo alla forge, perché siamo appena a livello 3. Ci prendiamo questo. No, ci prendiamo questo e ci prendiamo questo come armi. Entriamo nelle stanze. Urca, due colpi soli. E abbiamo un'altra ricarica per cosa? Per... abbiamo quasi tutte le armi al massimo. Per questo, dai. Qua ho dovuto correre l'incontro perché sennò finiamo più. E muori. Ok, ci prendiamo questo e ci prendiamo l'esarma. Che abbiamo la possibilità di trasformarli in, come potete vedere, in polli. Abbiamo la possibilità di trasformarli in polli con l'esarma. Allora, ci prendiamo questo e questo. Apri. Un'altra arma che è la testa di demone, che se non sbaglio sinergizza con il forcone satanico, infatti. Bello. E questo tiene 240? Sempre uguale però, credo. Questa sembra molto buona, proviamo a usarla. Non è che sia granché, almeno così adesso. Forse devo tenerla premuta su qualcosa però. Anche così non è male. Questo è mio. Sì, se lo tengo premuto su qualcosa fa decisamente più danno. Però teniamoci pure la fotocamera. Attenzione all'energia. Che rischio. Molto meglio avere la fotocamera che apre, perché veramente ci dà la possibilità di eliminare gran parte dei nemici subito. E anche il fatto che spariamo dietro è un'altra cosa fighissima. Nanomacchine ci dà, se non mi ricordo male, ci dà dell'armatura ogni tot danni che prendiamo, oltre alla cosa iniziale. Praticamente one shottiamo tutti i nemici che non sono maledetti. Che non è male come cosa. Ah! Stupidino. Ottimo. Dove andiamo adesso? Abbiamo solo 3 d'energia però. Voglio fare qualcosa in particolare? Nel negozio sto dicendo, visto che ci entreremo per pochissimo.
Voglio ricaricare armi? Sì, devo ricaricare questa. Devo ricaricare questa e poi posso comprare forse qualcos'altro ancora. Con 177 possiamo comprare un sacco di roba, mi sa. C'è un'altra stanza di queste. Cosa mi vuoi? Senza subire danni. Ci proviamo. Questa e questa. Andiamo? Ce l'abbiamo fatta. Sono molto peggio. Oh mio Dio! Cos'è? Cosa ho preso? Cosa ho preso? La ricarica delle armi, giusto? Non mi ricordo come si chiama. Adesso lo troviamo. Ok, in realtà è passato tantissimo tempo, quindi mi sono preso l'oggetto giusto e andiamo pure via, perché questo è un oggetto di livello S che mi assorbe tutti i colpi che ricevo e li trasforma in munizioni, quindi potrebbe essere una cosa molto molto buona. Vediamo di continuare e diamo via qualche arma? Sì, diamo via questo. Scappiamo via. E adesso ti do anche la cosa della cassetta postale. Ti do la cassetta postale, sì. Vieni qua. No. Non metterci 5 euro adesso, aiuto. No! Maledetto. Siamo sopravvissuti perché... Ok, siamo sopravvissuti per il semplice fatto che ci è stata data un'armatura perché abbiamo preso troppo danno. Praticamente ho sprecato anche il caricatore. Ci prendiamo questa che è una pistola... Pistola da duello, che non doveva essere granché in realtà come pistola. Spara palle da moschetto che rimbalzano con facilità. Okay, quindi abbiamo questa cosa. E tu mi hai fregato... Ah ok, mi hai fregato la cosa. Quindi purtroppo abbiamo questa cosa qua. Controlliamo un secondo sta cosa qui. Ok, andiamo pure avanti. Dobbiamo andare a esplorare un attimo sta cosa. Vediamo un attimo allora di usare questo e di usare questo. Quasi finiti i colpi. Vediamo se ce la facciamo lo stesso. Attenzione all'energia che non è tanta. Razzo da tavolo. Rovescia per devastare. Ah ok, i tavoli che partono. Via. Altra roba da esplorare, sì, qua sopra. E abbiamo ancora un negozio da visitare. Anzi, dovrei visitare assolutamente il negozio adesso. Quindi andiamo nel negozio adesso perché ho bisogno di energia. Quindi andiamo a cercare energia. Eventualmente qualche arma da ricaricare. Sì, la fotocamera. Quindi vediamo di andare super veloci nel negozio. Vediamo se riusciamo ad acquistare entrambe le cose. Forza, 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 forza. Allora, questo e... La corazza? Il trapano? Mio Dio. Vabbè, abbiamo acquistato almeno questo. Purtroppo niente energia per noi, ma c'era il trapano che costava tantissimo. Mi sa che è un'arma molto... Cioè, arma o oggetto molto interessante. Però non lo prenderemo nel nostro caso. Qua c'è il boss. Direi che andiamo subito ad affrontarlo, sì. Che armi ci mettiamo? Ci mettiamo la fotocamera? No, ci mettiamo questo. E direi basta. Abbiamo la fionda, ma direi che ci teniamo questo, il Patriot. Ci ricordiamo anche di usare la super mossa. Pronti, attenti? Via. Ah, mi ha fatto male. Ok, ce l'abbiamo fatta sconfiggerlo senza morire. Non colpirmi adesso che sono fermo. No, 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 no. Ok, sono andato via. Energia, ricarichiamo questo. E ci prendiamo anche i proiettili. Che proiettili sono quelli che ho preso? Proiettili zombie, a volte ritornano. Ok, quindi la possibilità di recuperare i proiettili in questa maniera. Direi che è tutto, possiamo andarcene giù. E arriviamo alle catacombe. Siamo appena alle catacombe, mi sa. Proprio di sì, perché questa run è stralunghissima.
Mi dispiace per prima che non avevo il microfono attivato, però peccato. E teniamoci allora queste due armi. Tra l'altro conviene che ti spari col sedere praticamente. Ah, forse ho ricaricato con la cosa che non dovevo. Forse è meglio sparare col sedere. Il problema è che non vedo dove. Non vedo dove sto sparando. Ah, non mi hai fregato. One shotiamo anche quelli, molto bene. Ok, continuiamo il nostro giro, andiamo di qua. E sto continuando a usare ad abusare della fotocamera. Ricarichiamo cosa? Ricarichiamo... Cosa dovremmo ricaricare, visto che abbiamo quasi tutto al massimo? Un forcone! Ah, mi ha fatto un po' di danno. Doppio! Doppia morte! Doppia morte. Qua c'è il negozio. Andiamo a recuperare energia subito. Vai. Veloci, velocissimi. Prendiamo più obliteratori possibili. Andiamocene fuori dalle scatole. Maschera da clown l'abbiamo sbloccata. Ah, perché forse l'ho fatto scappare da... Ah, ci costa zero. Ok, l'abbiamo... fregata per sbaglio. Cosa fa la maschera da clown oltre a essere una citazione di Payday 2? Allora, la maschera da clown. Ok, dovrebbe... Sì, mi dà un famiglio, come potete vedere, che sta con me. E se avevo anche il trapano che c'era prima, mi dava la possibilità di averne due anziché uno, però... Quelli lì, se non sbaglio, sono... Abbiamo la possibilità di convertirli in soldi, ma non ci frega niente a noi dei soldi, perché stiamo avendo una run... in cui i soldi non sono decisamente un problema. Teniamoci il colpo caricato perché stiamo per entrare in un'altra stanza. Ci prendiamo un'altra chiave. Anche chiavi stanno arrivando tantissimo. Stiamo trovando tutti i nemici. Sì, lui fa una specie di mini... Urca! Sto per morire. Come al solito sto per morire. Che non è tanto bella come cosa. Qua vediamo di ricaricare e... potrei andare già contro il boss. Proviamo a cercare un po' di energia. Completo stanze, sto avendo sempre più soldi, ma non so neanche se conviene andare nelle stanze, però ci lo faremo lo stesso. Ok, ho scoperto per sbaglio la stanza segreta e va benissimo. Ci prendiamo questo. Qua ho avuto proprio culo, come si suol dire. Qua devo cercare più che altro di recuperare energia e di trovare le stanze speciali anche. Basta chiavi!
Tanto poi troviamo sempre. Sempre. No, ok. L'anello del forziere amico. Credo non. Forziere amico cosa che fa? Non fa spawnare più. Ho sbloccato un sacco di roba, purtroppo, che non vedrete. E l'anello del forziere amico aumenta la probabilità di trovare il forziere. Grazie. Pensavo di trovare. Di non trovare più i. Quelli cattivi, però. Niente. Andiamo di qua. Qua possiamo ricaricare un'altra arma. Ah, lo sapevo. Urca. Un'altra arma, il comando. Che è diventato super forte, perché? Perché ho il tavolo. Quindi adesso sparo ancora più roba più pesante. Guardate che ho la bandoliera intorno anche. Detto questo, vediamo se c'è qualcosa qua. No, volevo. Volevo questo e questo. Vedere se c'è una stanza. Ah no, la stanza segreta l'avrei già trovata. A meno che non ce ne siano più di una. Se no andiamo contro il boss. Scappa. Sono già stato nel negozio, no? Credo proprio di sì. Sì, perché c'è il coso attivo, quindi penso proprio di sì. Non c'era nient'altro da comprare qua. Abbiamo un po' di obliteratori in caso, ma noi andiamo contro il boss. Prendiamoci la super arma e andiamo. Siamo contro. Fregato. Ah, alla fine. Avevo appena messo il coso per rimanere in vita. L'oggetto attivo. Comunque ce l'abbiamo fatta ucciderlo. Qua c'è la. Questa è la singolarità, che è quella. Il buco nero. Che purtroppo non prenderemo. Potrebbe aiutarci però la singolarità contro il boss finale. Però anche quello che ho addosso è la stessa roba. Quindi. Non credo sinergizzi con niente questo, giusto? No, ok. A questo punto teniamocelo e andiamo pure via? Andiamo via. Andiamo alla forgia! Sarei dovuto andare lì nell'ascensore, ma lo faremo un'altra volta. Anche perché non credo di avere abbastanza poteri speciali. E ci teniamo abbastanza cose da dare, cose inutili. Sì, quello lì fa un mini aiuto. No, m'ha beccato sto giro, m'ha beccato. Qua mi sono fatto prendere dai troppi danni tutti insieme. Che casino, cartucciai di veterano, c'è un casino tremendo nella cosa. 1040 ne abbiamo recuperati. E torniamo al varco, perché questa volta lo facciamo un attimo a fine episodio, visto che è un episodio lunghissimo questo. Ma non so in realtà se quanto lungo possa essere. Purtroppo il cacciatrice ancora niente, ma la scegliamo di nuovo giusto per fare queste cose in più, perché abbiamo 35 adesso di soldi. Tu hai finito la caccia. Ma la caccia continua. Abbiamo il corno di unicorno. La prossima missione sarà un tantino inquietante. Dovrai occuparti di quei malefici maghi. Dai la caccia agli incarmucciati e uccidere 40. Ok. Contemporaneamente andiamo anche qua sotto a parlare con te. Che mi ha dato l'R2G2, che è una citazione di Star Wars. R2D2 o C3PO. C1P8, scusate. Dimenticavo, mentre lavoravo all'ascensore ho trovato una cosa che potrebbe farti comodo. Potrebbe. Purtroppo mi è caduta nella tromba dell'ascensore. Chissà dove è finita, ma forse tu potresti riuscire a trovarla. Credo parlasse della TV in questo caso. E qui, come potete vedere, abbiamo due le miniere e abbiamo il gungeon. Con 40 soldi possiamo ancora comprare un po' di roba. Abbiamo la rotobomba, che credo sia una roba di vedendola così, se non se, rotobomba mi sa tanto che è una citazione di come si chiama, Metroid. E poi andiamo qua
Qua c'era l'amico spaziale, il lanciarazzi Yari, il fucile a rotaia e il broccolo. Prendiamo l'amico spaziale, che mi piace, che è un'altra citazione molto interessante. Direi che ci vediamo allora al prossimo episodio. Questa musichetta di sottofondo è fantastica, avercela fissa adesso che abbiamo almeno sconfitto un po' di roba. Il robot lo useremo molto presto, ma noi ci concentriamo un attimo sulla cacciatrice prima, per sconfiggere il suo passato, per uccidere il suo passato. Ci vediamo alla prossima. Io sono Ace the Brave, grazie anche per la visione. Namaste e be brave.